Non è mai troppo tardi per dire ti voglio bene. Segna l'esordio di Thomas Vatrano come romanziere, un libro in gran parte autobiografico, frutto di introspezione e maturità, che si esprime con uno stile di scrittura fluido e gradevole. Ah, questo libro nasce proprio per quelli che sono stati i rapporti con mio padre, rapporti che si sono un po' inclinati dall'adolescenza in poi, che col tempo ci hanno fatto sì che il nostro rapporto si raffreddasse e ci allontanassimo, ma solo fisicamente, mentalmente siamo sempre stati uniti. Un percorso di vita personale e familiare che si rispecchia nell'intreccio dei dialoghi e dei personaggi. Diciamo che il libro è parzialmente autobiografico, nasce proprio da questa necessità. Finalmente, dopo tanto tempo, sono riuscito a dire a mio padre anche ti voglio bene e ad abbracciarlo, anche se purtroppo per pochissimo tempo. Il messaggio racchiuso nel libro apre un caleidoscopio di sentimenti. Ma il mio auspicio è quello che di sicuro possa arrivare ai cuori della gente, che possa essere letto e che soprattutto possa servire anche da esempio affinché dire un semplice ti voglio bene possa essere una frase semplice. Di sicuro i lettori stanno apprezzando tantissimo e sto ricevendo diversi complimenti. Vatrano, già autore di saggi e testi a carattere scientifico, non nasconde le difficoltà di questa sua nuova sfida letteraria. Non è facile, parlare di se stessi è una. Pensavo fosse molto più semplice, ma in realtà non lo è. Però è andato bene, sono contento. Il libro, edito da Il Cristallo, è in vendita al prezzo di copertina di 15 euro. Sì, a breve sarà disponibile su Amazon e in diversi punti vendita su Borgia.